Ha preso il via questa mattina lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dal sindacato di base USB. Lo stop, inizialmente programmato per il 29 settembre, è stato poi spostato ad oggi, dopo essere stato precettato. A rischio dunque autobus, metro e treni locali in tutta Italia, in una giornata di mobilitazione che vede in programma anche una serie di manifestazioni nelle piazze di Roma, Venezia, Bologna, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Tra le richieste alla base dello sciopero, salari e condizioni di lavoro dignitosi, anche un'introduzione del salario minimo per legge a 10 euro l'ora, il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità. Ma ascoltiamo i cittadini cosa pensano dello sciopero. Mi sono informata e, diciamo, ho preso precauzioni, mi sono avviata prima da casa semplicemente. Purtroppo ci sono disagi, però in qualche modo bisogna rimediare, dobbiamo prevenire. Sono partito da casa, ho preso la metro e sono arrivato normalmente qua. Situazione complicata per noi studenti perché ci sono scioperi minuti e quarti d'ora, quindi, però in linea generale con le fasce garantite si può fare, anche se è un po' complicata anche per noi che seguiamo lezioni fino alle 18, purtroppo le fasce garantite fino alle 17:30 non sono il massimo. E creano parecchi problemi, soprattutto a chi non ha l'alternativa della scelta privata poi del trasporto. Avrò problemi probabilmente oggi pomeriggio per tornare a casa stasera tardi. No, non sapevo, no, certamente non ho trovato nessuna informazione su questo.